Domenica della Prevenzione a Trinitapoli con l'obiettivo di formare una nuova e più matura cultura della salute. È questo l'intento riuscito dell'iniziativa organizzata dall'associazione MGL Servizi, che ha offerto una serie di consultazioni gratuite ai cittadini trinitapolesi con la disponibilità data dai medici specialisti del territorio. All'evento hanno partecipato le istituzioni, dal sindaco Francesco Di Feo all'europarlamentare Elena Gentile. Soddisfatta per la riuscita del progetto l'organizzatrice Pina Kusmai. La gente comincia a sentire che il discorso della prevenzione è molto importante. Come ovviamente abbiamo già detto altre volte, prevenire non significa che le malattie poi dopo non si presentano. Questo significa semplicemente effettuare delle diagnosi precoci che possono ridurre l'incidenza di quelle che possono essere delle malattie dove un essere umano può essere predisposto geneticamente. La prevenzione parte dalla cura del corpo e dalla tutela della persona a 360 gradi. Si parte dai consigli del farmacista come front office iniziale per poi terminare dal medico specialista. Così come racconta la dottoressa Daniela Tedesco, che ha spiegato l'importanza di organizzare eventi simili. La farmacia è e deve essere il primo presidio e deve essere sempre in prima linea per la prevenzione e il benessere della cittadinanza. Siamo aperti 24 ore su 24 e siamo i primi a cui si rivolgono proprio in caso di patologia, ma soprattutto per chiedere consigli su prevenzione e benessere. Prevenire è salute, chi fa prevenzione rischia meno di ammalarsi e questo è il consiglio degli specialisti. Oggi prima di aspettare che una patologia si presenti e quindi insomma infligga i suoi danni, oggi la gente è molto sensibile alla prevenzione, quindi fa domande diciamo mirate a anche in giovane età, mirate a vedere insomma la prevenzione della possibilità di sviluppare patologie.